What's up YouTube? Sono Giuseppe Conde e questo è Makers at Work, il primo canale del movimento Maker in Italia. What's up YouTube? Eccomi pronto per un nuovo video. Oggi vedremo la realizzazione di alcune cassette che utilizzeremo sia per casa e sia per il laboratorio, costruite con degli ingastri a pettine. Infatti questa, diciamo, è la seconda puntata, dove la prima puntata, cioè la settimana scorsa, abbiamo realizzato una slitta appunto per gli incastri a pettine. Oggi vedremo la realizzazione di alcune cassette, diciamo, in stile industriale. E come riuscire a fare questo stile industriale? Logicamente partendo da del legno riciclato, e quindi il legno riciclato per eccellenza sono i pallet, le perline, le piattine, le pedane, come in tutte le zone d'Italia si possono chiamare. E quindi senza indugi andiamo a smontare questo pallet per prendere queste bellissime tavole usate. Andiamo! Ed eccomi amici, scusate sempre per la voce, praticamente ho smontato il pallet, quasi quasi lo volevo lavorare così, però purtroppo, essendo imbarcato, andremo a piallare le doghe per poterle rettificare, soprattutto per andare a creare gli incastri a pettine. Siamo pronti per lavorare alla slitta. Vi ricordo che la settimana scorsa è uscito il video della realizzazione. Qui abbiamo due gruppi di pezzi preparati. Iniziamo con i pezzi grandi, perché qui faremo una modifica e dopo ve ne parlo. Adesso mi serve prendere lo spessore delle tavolette. ...15 mm. Prima di settare la lama vi voglio mostrare un errore che ho fatto l'altra volta, un errore sciocco. La linguetta che ho installato era troppo alta. Se dovevo fare degli incastri a pettine da 5 mm, 10 mm, era troppo alta, quindi l'ho tagliata. Adesso ho l'altezza impostata alla squadretta e posso abbassare la lama. Alzo la lama un millimetro più del settaggio, perché è meglio avere degli incastri più alti che più bassi, perché li possiamo andare a levigare. Qui ci sono i quattro pezzi tagliati. Come vado a settare questi pezzi alla slitta? Definisco che i pezzi lunghi partirò sempre con il maschio, i pezzi corti partirò con la parte femmina. Che cosa significa? Significa che quando metterò in battuta alla linguetta avrò il primo dente che è maschio. Adesso metto la mascherina e iniziamo. Il primo dente è maschio. Continuo. Il primo dente è maschio. Allora che cosa vado a fare adesso? Riporto anche qui il primo dente maschio. Se questo è stato il primo lato che ho lavorato con il dente maschio, vado a ruotare e inizierò un'altra volta con il dente maschio. Ho i due pezzi lunghi pronti. Adesso qui abbiamo il maschio. Vado a ruotare e mettere in posizione. Ho girato il maschio, mi fa da battuta, prendo i pezzi piccoli, ecco qui,
e avrò automaticamente il primo ergastolo che sarà femmina. Ecco qui. Ecco qui. Incredibile. Andiamo a farne un'altra. Vi voglio far notare il dettaglio maschio femmina. Abbiamo completato gli incastri per le scatole grosse. Se in questo caso lo spessore da 15 mm delle tavolette è ben dimensionato, in questo caso qui avremo delle scatolette con delle tavolette sovradimensionate. Quindi che cosa faccio? Io eseguo sempre gli stessi incastri, ho abbassato la lama un poco più della linguetta e dopo aver fatto gli incastri passeremo e sfileremo queste tavolette alla sega a nastro e così da un kit ne avremo due e potrò realizzare due scatole da un set di tavolette. Ecco qui. Come potete vedere, avendo sfilato le linguette, il pettine, diciamo, è molto lungo. Poi lo andremo a tagliare alla sega a nastro. Intanto incollo. Per velocizzare l'incollaggio e rendermi conto che la scatola sia a squadro, ho preparato un fondo che andremo a incollare dopo, però mi servirà per poter incollare a squadro le pareti. Poi questo lo toglierò. Controllo lo squadro ed è pronto. Pulisco. Ricontrollo lo squadro. Perfetto. Finish! Non mi resta che aspettare che asciughi, anzi potrei già preparare i fondi, solo che è sabato, è luna e allora andiamo a pranzo. Andiamo, ciao! Ecco qui, le cassette sono state incollate. Come potete vedere gli incastri a pettine sono lunghi. Adesso andiamo alla sega a nastro a tagliarli e poi levigheremo e metteremo il fondo. Ferma, se il video ti sta piacendo metti un bel mi piace, sotto in descrizione tra le prime righe c'è il link
alla lista d'attesa. Nelle prossime settimane arriverà il mese della Rivoluzione Maker, dove vedremo alcuni prodotti rivoluzionari della Makers Academy. Sotto c'è il link alla lista d'attesa della nuova versione di falegnameria semplice. Possiamo installare i fondi delle scatole. Ho preparato tutti gli scarti che avevo, 18 mm, pino fenolico da 15, e adesso posso andare ne metto pochissima di colla. Utilizzo degli spessori da mezzo centimetro. Spessori. Si sono finiti i colpi, puoi andare a sparare senza i colpi. Vai a sparare senza i colpi. Lo sapete perché ho lasciato questo tende? Perché posso incastrare le tavolette e avere tutto molto più solido. Siamo pronti per la finitura, amici. Come avete potuto vedere, ho messo una timbrata per macchiare le cassette, le scatole, e dovete pensare che ho questo timbro da quando ho fatto fare il nuovo logo, però non l'avevo mai utilizzato. Utilizzeremo la finitura più utilizzata negli ultimi 6 mesi, l'olio danese. Continuiamo a dare un tocco vintage, anche perché sono cassette per il laboratorio, un po' per casa, così. Quindi finitura d'olio veloce, rapida, indolore. Guardate come risaltano gli incastri. Incredibile! Ed eccomi, amici, le cassettine sono complete, avranno migliaia di utilizzi. Mi servivano proprio per sistemare le cose, pure gli scarti quando faccio dei lavori, oppure smonto qualche manufatto e devo mettere la ferramenta. Quindi veramente molto interessante, soprattutto a costo zero. E tra le altre cose, qualcuna la porterò pure sopra, che la utilizzeremo per casa, visto questo stile rustico industriale con gli incastri a pettine. Quindi incredibile, amici. Io non mi voglio più dilungare, ci vediamo la settimana prossima per nuove sfide e nuove avventure. Che Dio vi benedica a tutti quanti. Ciao.